Visita dell'ufficio di presidenza al cantiere TAV. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha visitato il cantiere per la costruzione del tunnel della TAV Torino-Lione a Chiomonte. La delegazione dell'Assemblea ha riscontrato come l'attività del cantiere proceda regolarmente ed ha rivolto la sua attenzione soprattutto verso i sistemi di protezione del cantiere per evitare intrusioni e sfondamenti. La visita si è conclusa alla parte già aperta del tunnel e con l'incontro con i tecnici responsabili. Serata 8 settembre. Sala gremita al Cinema Massimo di Torino per la proiezione del film Tutti a casa di Luigi Comencini con Alberto Sordi. Introdotto dal video l'8 settembre a Torino, una testimonianza di Paolo Gobetti. Evento organizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con Comune, Provincia di Torino e ANPI. Si sono aperte così le celebrazioni per il 70° anniversario della Liberazione, che termineranno il 25 aprile 2015. Delegazione dalla Bosnia. È stata ricevuta a Palazzo Lascaris una delegazione di funzionari del Parlamento di Bosnia ed Erzegovina. La visita rientra nel progetto di cooperazione europea, che vede il Consiglio regionale del Piemonte come modello di riferimento nella gestione della documentazione nella pubblica amministrazione. Piffetti, ebanista reale. Legni di essenze pregiate e raffinati decori contraddistinguono i mobili barocchi di Pietro Piffetti. A re degli ebanisti ed ebanista di Re Carlo Emanuele III è dedicata la prima rassegna monografica inaugurata il 12 settembre a Palazzo Lascaris. Qui sono presenti un tabernacolo proveniente da Benevagenna e una coppia di stipi intarsiati in avorio. Curata dalla Fondazione Accorsio Metto, la mostra prosegue al Museo della Fondazione, dove tra gli altri capolavori è esposto un cofano forte, un rarissimo arredo recentemente restaurato. Tancredi e Giulia Di Barolo. Inaugurata alla Biblioteca della Regione la mostra Tancredi e Giulia Di Barolo, riforme, cultura e beneficenze nel Piemonte del primo Ottocento. La rassegna, visibile fino al 15 novembre, espone documenti, fotografie, oggetti, medaglie e pubblicazioni che testimoniano l'impegno culturale e sociale del marchese Carlo Tancredi Falletti di Barolo nel 175° anniversario della sua morte. È seguita la conferenza di Suor Felicia Frascogna dell'Ordine delle Suore di Sant'Anna.